Voglio vivere così. In Italia sono 2 milioni i professionisti che operano in tutti gli ambiti delle professioni creative. Non hanno un nome definito, possiedono alti livelli di formazione, sono ignorati da governo e istituzioni, ma producono il 5,8% del nostro PIL, circa 80 miliardi di euro. E questo è quello che si sentono dire quotidianamente. Sempre molto fine la Francia. Io rimango lì, mi addormento con la top sulle gambe. Quando sento un tonfo, lei urla, io corro in bagno, cacca dappertutto, ti giuro. Sui muri, schizzi sul pavimento, una cosa indecifrabile. Faccio e la Madonna, dico, hai scoppiato i tubi. Senti, ma secondo te ce la facciamo però a finire per le 18? No, guarda, invece da cambiare il sanitario. Se me lo scrivevo nella mail, me lo... No, non esiste, quel cesso lì non si tocca mica, è degli ospiti. Sai che lì ci ha cagato la IVA? La Zanicchi. Quella dove la metti fa la cacca. L'hai visto il video su YouTube? Veramente... Vabbè, senta, io qui le ho liberato gli scarichi. Faccio uno scarico di prova per vedere se funziona. Cacca, lo sapevo, sei un grande. Ci facciamo una foto? Eh? Alza chiave inglese. Io... paura. Hashtag working class. Io avrei finito veramente. Uh-huh. Le faccio la ricevuta o le serve la fattura? Quale fattura, scusa? Oddio, ci siamo capiti male. No, pensavo di essere stato chiaro, insomma. Te lo dico onestamente, per questo progetto non c'è budget. Però mi è venuta un'idea. Ti offro una grande occasione di visibilità. Appena tu vai via, mi faccio una foto mentre sto cagando sulla tazza che tu hai appena sistemato. E poi te la metto su Facebook, più Twitter, Instagram e Pinterest. Stefano De Marco, buongiorno, del collettivo Zero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, voi vi chiamate Zero, voglio sapere in primis perché Zero. Perché non abbiamo mai studiato marketing e quindi... il nostro nome non apparirà mai nella prima pagina di Google. E a parte questo, perché abbiamo un manifesto che spiega dettagliatamente perché Zero, e diciamo che è, non lo so, è un nome che è venuto così, un po' da quello che siamo e da quello che saremo. Zero. C'è una frase che mi ha colpito nel manifesto che citavi prima: zero perché il mondo è finito e non ce ne siamo accorti. Questa è una visione che ci butta un po' giù del nostro mondo, di quello di cui facciamo parte, sinceramente. Però purtroppo è vero, in tanti casi è vero. Sì, sì, però poi appunto con il nostro lavoro in realtà ci piace dimostrare che ci proviamo comunque, quindi... Ecco, qual è il vostro obiettivo, Stefano? Ma il nostro obiettivo è in primis sicuramente trasmettere un sentimento che proviene di, cioè che viene da, non, da noi, diciamo, cioè quello che vogliamo, che vorremmo dire, e quello che ci capita, come appunto questa campagna, che parte direttamente da noi, che siamo i primi a scontare questi atteggiamenti, insomma. Come è successo che è diventato virale questo video, questa campagna? Ma da cosa è partito? È stato, non so, è stato internet, perché noi avevamo contattato qualche testata online, qualche blog, però insomma non ci saremmo mai aspettati una condizione del genere. Evidentemente, come tanti commentano, abbiamo toccato un nervo scoperto, che in realtà poi era, cioè il discorso si espandeva a molte più persone rispetto a quelle a cui avevamo intenzione di rivolgerci quando abbiamo mandato online i video.
Esatto, quindi in sostanza il vostro slogan appunto recita delle frasi che puntano a manifestare questo disagio, quindi il lavoro creativo va pagato come qualsiasi altro lavoro, che possa essere appunto l'idraulico, l'antennista o il giardiniere, perché nessuno di noi si sognerebbe mai di dire al proprio giardiniere o a chi che sia: ti pago in visibilità, questa è una bella occasione per te, quindi fatelo stare bene in Sì, sostanza. esatto. Sì, è un modo per ricercare una dignità ad un lavoro che è comunque un lavoro, è un mestiere che noi svolgiamo in quanto lavoro e non per divertimento o per altro, insomma, ecco. Ecco, poi le centinaia di migliaia di visualizzazioni che avete collezionato in questi giorni vi hanno dato anche modo di entrare in contatto con diverse realtà. Avete scoperto, ho sentito in diverse altre interviste che avete fatto, che tante sono le categorie in realtà toccate da questo fenomeno. Ma tantissime, in realtà c'è scritto appunto il geometra, l'architetto, ma c'è scritto anche l'idraulico, quindi quella a noi ci ha fatto molto No, ridere. va smontato tutta la No, non ci ha campagna. smontato, ha confermato che in realtà cioè noi abbiamo fatto un paradosso che però in realtà poi accade nella realtà, perché ha detto anche a me mi accade una cosa del genere. Certo. Senti, invece c'è un altro progetto che si intitola Erasmus. Vuoi Erasmus presentarcelo? Di che cosa si tratta? 24/7 è il primo documentario sul progetto Erasmus, che è nato appunto da me e l'altro ragazzo, uno degli altri due ragazzi di Zero, Niccolò, Nicola Falsetti, lo ricordiamo. Niccolò Falsetti, a cui poi si è unito Alessandro Grespan, il terzo componente della triade. Sì. E niente, praticamente abbiamo fatto una campagna di crowdfunding su internet. Eravamo partiti in due, quindi diciamo, avevamo fatto questa campagna per accumulare un po' di soldi e poter permetterci di girare sette città in Europa e seguire sette studenti di sette nazionalità diverse durante la loro esperienza Erasmus. E appunto, abbiamo finito qualche mese fa e adesso il documentario è in fase di post-produzione e boh, Ce n'è speriamo un di. piccolo assaggio sul vostro sito, ho potuto Sì, ci sono vedere. dei teaser di 24 secondi per ogni città che abbiamo girato e c'è un backstage in cui appunto appare tutta la troupe che siamo noi tre, e Benjamin Mayer alla fotografia e Lorenzo Schirru al suono e basta, insomma, c'è già un piccolo assaggio, ecco. Ecco, no, saremo molto curiosi di vedere il prodotto finito. Senti, tu hai avuto delle esperienze all'estero? Sì, io, beh, a parte aver fatto l'Erasmus, poi noi in realtà siamo nati a Berlino, cioè nati zero, intendo, Ok. a Berlino perché anche Niccolò poi si era trasferito a Londra dopo la laurea e io dopo l'Erasmus sono rimasto in Germania e insomma, vabbè, ho passato 2 anni lì. E che cosa facevi? E questo, il videomaker sempre. Qual è la differenza lavorativa e professionale tra il tuo paese d'origine e quello in cui ti sei trovato, quindi quello di adozione? Ma guarda, la mia personale esperienza, io sono stato a Berlino e sicuramente c'è un altro stile di vita e un altro concetto di lavoro, però probabilmente questa frase purtroppo per questo progetto non c'è budget, a Berlino ormai la sente praticamente il 90% di quelle persone che fa il mio stesso mestiere, Ecco. perché la situazione non è tanto diversa, però forse questa è più incentrata su. Cioè, forse è un caso particolare perché Berlino appunto non fa molto parte della Germania come città. E per il resto siamo stati anche a Londra e in realtà a Londra forse i soldi girano di più in questo tipo di cose perché probabilmente il lavoro è valutato, In non so, maniera in diversa, maniera forse c'è una diversa, cultura diversa da questo punto di vista. esatto. Senti, ma vi aspettavate tutto questo successo? Ma no, no, sinceramente no. E già il fatto di parlare in una trasmissione radiofonica per me è stranissimo, quindi. Senti, ma vi ha portato qualche riscontro finora questa visibilità oppure no? Siete stati taggati Ma su guarda, a Instagram? parte io sono 3 giorni che non riesco a lavorare e ho una consegna a fine mese e sto veramente, cioè,
Ogni cioè gli incubi, Ecco, perché quindi magari rimani pure disoccupato sì, adesso, perché sono perché 3 giorni che purtroppo, cioè, alla fine a noi ci fa piacere comunque esprimere certo. un'opinione su un prodotto che abbiamo fatto. E sicuramente abbiamo smosso la coscienza di molte persone, quindi effettivamente serve che appunto diciamo la nostra opinione. Però è altrettanto vero che comunque ho Poi alla passato fine gli ultimi l'affitto 3 giorni bisogna pagarlo, al quindi. cellulare rispondendo alle mail e ai messaggi su Facebook, quindi spero che sicuramente questa cosa si affievolirà. Assolutamente no, ma forse avete, appunto, come hai detto tu prima, toccato un nervo scoperto e direi che il web è maestro in questo, nel Sì, senso che le cose assolutamente. in internet vivono di vita propria, quindi nel momento in cui qualcosa riceve su molte visualizzazioni, riesce a salire alla ribalta, quindi significa che dei contenuti veri ci sono, quindi davvero complimenti. Grazie, grazie E poi mille. tutti coloro che fanno parte della categoria si uniscono al vostro coro. E niente, con questo ti ringrazio Stefano di essere stato con noi e Grazie a voi. aspettiamo curiosissimi di vedere Erasmus sugli schermi, insomma. Speriamo di uscire presto. Ciao Stefano De Marco, a Ciao, presto. grazie. Voglio vivere così.